Ed eccoci qua, buonasera, benvenuto, benvenuta all'interno di questa live. È lunedì sera, sono passati da pochi minuti le 21, spero tu stia vivendo una piacevole serata, ma adesso è arrivato il momento di trasformare questa serata in una serata, lasciami dire, storica, e adesso ti spiegherò perché. Io ho scelto un background il più semplice possibile, proprio perché non voglio darti distrazioni. L'unica cosa che questa sera è importante ascoltare, sono le informazioni che ho da condividerti, però ora guardandomi anche in schermo mi rendo conto, sembra che stanno per spararmi, lo sai quando ti mettono al muro, però insomma non è questa la cosa importante. Buonasera, io mi chiamo Giovanni Zappalà, per quanti non mi conoscono, sono il referente della serie TV che io definisco la più bella di sempre, The Chosen, in Italia e per l'Italia. In realtà il mio lavoro non è altro quello di semplificare l'esperienza per te, quindi condividerti quante più informazioni possibili, darti gli aggiornamenti sulle novità, le tante novità che appunto riguardano The Chosen, e in un qualche modo anche raccogliere tutte le voci che dall'Italia poi cerchiamo di riassumere e presentare agli Stati Uniti, perché è negli Stati Uniti che viene prodotta la serie TV The Chosen. Io ho una serie di appunti proprio perché insomma voglio essere molto preciso in quello che ho da condividerti. Quello che ti chiedo in questo momento è di condividere il link di questa diretta, se puoi farlo. Commenta, lascia un like, insomma, attraverso queste interazioni, in un modo o in un altro, l'algoritmo dei social, di YouTube in questo caso, è molto felice e grazie alle tue interazioni mostra il contenuto a quante più persone possibili. Il nostro desiderio è che anche attraverso questi strumenti social live, sempre tante più persone possibili possano conoscere appunto The Chosen e, nella fattispecie, questa sera conoscere questa grande novità che abbiamo da darti. Qual è il motivo per cui siamo qui? Il motivo è molto semplice. Questa sera scopriremo dove, come e quando usciranno i nuovi episodi doppiati in italiano della quarta stagione di The Chosen. Ma non sarò io a darti questa notizia, lo abbiamo annunciato, avremo un ospite e l'ospite è Paras Patel, meglio conosciuto come Matteo in The Chosen. Paras è un ragazzo straordinario, un attore di notevole livello, è sicuramente Matteo uno dei personaggi, se non il personaggio più amato nelle prime tre stagioni di The Chosen, e così ho insistito affinché potesse essere appunto Paras la persona che dava questa grande notizia della quale tanto stiamo parlando nelle ultime settimane e che finalmente possiamo comunicarti. Ma non ci sarà solo questo, ti vorrò anche aggiornare sull'impatto che The Chosen sta avendo in Italia e nel mondo, perché è giusto che io te lo condivida, ti condivida alcuni numeri, perché questi numeri che ti anticipo sono davvero importanti e sempre più grandi, sono così anche grazie a te, al tuo prezioso contributo. Io un secondo fa ti ho chiesto di commentare questo video, di mandarlo alle persone a cui tieni di più, a tutti gli effetti, e grazie a queste azioni un pochino tutti quanti stiamo davvero realizzando qualcosa di storico, quindi ti condividerò alcuni dati, ma sarà solo alla fine di questa live che ti dirò la cosa più importante di tutte. Quindi ti chiedo davvero di prenderti un po' di tempo questa sera, io sarò il più breve e veloce possibile, però alla fine di questo video, alla fine di questa live, ci sarà il momento più importante in assoluto. Io credo anche più importante della notizia bomba che stiamo per rilasciare. Allora, tutto quello che facciamo, perché lo facciamo? Voglio partire da qui. Perché questa live stasera dove ci sono io che parlo? Perché tu seduto, tu seduta sul divano, sul letto, non so dove ti trovi in questo momento, forse in cucina, perché lo facciamo? Trovo risposta a questa domanda. Proprio stamattina ho ricevuto un verso, per chi legge la Bibbia è abituato a farlo, questo è uno dei versi sicuramente tra i più famosi, e si trova nella Bibbia, appunto, nel libro dei Romani, al capitolo 10, il verso 14. Dice: ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? Si parla di Gesù, ovviamente. E come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza che uno lo annunzi? Lo annunci? E come lo annunzieranno? Come lo annunceranno senza essere prima inviati? Bene, io personalmente
Ritengo The Chosen come uno degli strumenti più potenti che abbiamo nella nostra generazione, in questa epoca, per raccontare la storia dell'autentico Gesù. Gesù vero uomo e Gesù vero Dio. Gesù che compie miracoli, Gesù che abbraccia i discepoli. E tante, tante, credimi, centinaia sono le testimonianze che solo in Italia riceviamo quasi tutti i giorni, e non è mai facile selezionarne alcune, però ce ne sono un paio che voglio leggerti perché proprio in queste ultime ore le ho ricevute e queste due testimonianze che voglio condividerti hanno riempito il mio cuore di gioia. Quindi alla risposta alla domanda perché lo facciamo, in queste testimonianze troviamo la risposta. La prima dice così: Salve Giovanni, mi chiamo, nome di fantasia, Elisabetta. La seguo da pochissimi giorni e da altrettanti ho scoperto The Chosen. Devo dire che ho scoperto The Chosen per puro caso, tramite un reel, ovvero un video di Instagram, una notte in cui non riuscivo a dormire. Ho visto la scena in cui Gesù prima guarisce una donna e poi un altro reel, un altro video in cui guariva un uomo alle piscine. Ed ecco che lì ho iniziato a piangere. Questa serie mi ha toccato il cuore e l'anima e la sto seguendo con passione. Nonostante io sia stata una persona che non ha fede, o perlomeno l'ho persa molto tempo fa, ho sofferto moltissimo negli ultimi 15 anni per un problema di ansia e attacchi di panico e in seguito di depressione. Ero molto arrabbiata anche con Dio. Questa serie mi ha dato conforto, mi sono sentita amata, ho percepito amore e gioia. Sono molto contenta di far parte di The Chosen. Ti abbraccio. Noi siamo contenti di averti dentro The Chosen. Non aggiungo alcun commento perché, insomma, questa testimonianza parla da sola. Ti leggo la seconda ed ultima testimonianza. Ciao Giovanni. Ci tenevo tanto a raccontarti come il vostro lavoro mi ha riportato alla vita. Il nostro lavoro non è solo il mio e del team di The Chosen in Italia. Il nostro lavoro è il lavoro di tutti quanti, te incluso, che stai guardando questa live e condividi del continuo sui tuoi social attraverso il passaparola. Vabbè, non voglio dilungarmi in questo. Allora, ciao Giovanni, ci tenevo a raccontarti come il vostro lavoro mi ha riportato alla vita. Sono sposata con mio marito dal 2018. Ad oggi abbiamo due meravigliose bambine e pur avendo fatto tutto secondo la legge di Dio, non vivevo in comunione con lui. Questo mi ha portato a commettere diversi errori, fino a sporcarmi l'anima e quindi il cuore. In cuor mio sapevo che lui c'era, ma non gli lasciavo tantissimo spazio. Quest'anno però, durante la Settimana Santa, qualcosa è cambiato quando è entrato in negozio un ragazzo che mi chiede aiuto. La sua richiesta però non era nelle mie possibilità e sono stato costretto a mandarlo via. Questa cosa però inizia a farmi stare male. Così tanto male da farmi piangere e riflettere sul fatto che io non ci avevo neppure provato ad accogliere la sua richiesta. Passa qualche giorno ed arriva il venerdì della Passione, giorno in cui decido di guardare The Passion, film che da sempre mi incuteva timore. La Passione di Cristo, credo, quella di Mel Gibson. Immagini forti che però iniziano a farmi smuovere qualcosa dentro. Inizio così a cercare altri film sulla vita di Gesù. Tutti però lo rappresentano come un giudice. Ascoltami, eh. Tutti però lo rappresentano come un giudice, a tratti burbero con chi gli spara davanti, con chi gli si presenta davanti. Dentro di me sapevo che lui non era così e termino le mie ricerche. Quella stessa notte mi viene difficile dormire, continuo a pensare, a ripensare fino a quasi a torturarmi. Afferro quindi il cellulare e vado su TikTok per distrarmi. Il primo video che mi appare è una scena di The Chosen. Sai quando carichi, no, i video su TikTok, dici, ma pure su te, sì, pure su TikTok. C'è uno dei collaboratori qui insieme a me. Il primo video che mi appare è una scena di The Chosen, precisamente il miracolo della donna emorragica, la donna del flusso di sangue, che si chiama Veronica, nome di fantasia dentro The Chosen. Qualcosa si riaccende in me. Quel video non è un caso. Senti che gli occhi di Jonathan Rumi mi attraversano. Jonathan è l'attore che interpreta The Chosen. Il suo sorriso mi ridà speranza. Continuo
Corro a cercare più dettagli su ciò che avevo visto e 2 minuti dopo avevo scaricato l'app gratuita, aggiungo io. Guardo il primo episodio e non temere, perché io ti ho riscattato, io ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Questo è un riferimento, no, al famoso iconico momento finale del primo episodio della primissima stagione, quello dove Gesù libera Maria Maddalena. Non temere, perché io ti ho riscattato, tu ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Mi immedesimo in questo abbraccio, sento mia questa parola. Sono finalmente salva. Capisci quanto un piccolo video condiviso su un social possa trasformare la vita di qualcuno che ci si imbatte per caso? Per questo è fondamentale il tuo supporto. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Scusami se mi sono preso un minuto in più, però ci tenevo a sottolinearlo questo principio e a ringraziarti per quello che fai. Magari hai potuto donare, perché The Chosen è una serie che si sostiene semplicemente e unicamente grazie alle libere piccole tante donazioni di chi ama guardarlo, ma forse non hai potuto farlo. Però comunque hai potuto parlarne ai tuoi amici, alle persone a te care, alle persone che ami di più. E magari attraverso un piccolo gesto sui social, la vita di una donna, come la testimonianza che abbiamo appena ascoltato, viene cambiata. Sono salva. Io sono davvero onorato di far parte di questa squadra insieme a te. Bene, allora, sta per arrivare Paras Patel. In realtà è registrata la nostra intervista per questioni di fuso orario, poi in questo momento Paras, appunto l'attore che interpreta Matteo in The Chosen, è impegnato negli States, in America, sul set per la produzione della 5ª stagione e quindi non aveva tantissimo tempo. Io sono davvero grato del fatto che ci hanno concesso Paras per realizzare questa intervista. Ma dobbiamo parlare della 4ª stagione insieme a Paras, non ancora della 5ª. Quando uscirà la 4ª stagione di The Chosen? Perché poi è questa, no, la notizia della serata. Bene, ti voglio dare questo dato. In Italia, in questo momento, sono quasi 150.000 le app scaricate. Siamo il primo paese in Europa per numero di app scaricate. Questa è un'altra gioia, un'altra soddisfazione che davvero volevo condividerti con tutto il cuore e con piena riconoscenza. Ma avviciniamoci alla grande notizia. Se ancora non l'hai fatto, commenta questo video, lascia un like, se riesci copia il link della diretta, condividilo sui tuoi social. È davvero importante. Perché? Perché stiamo avvicinandoci al momento della grande notizia. Come, dove e quando uscirà la quarta stagione di The Chosen doppiata in italiano? O almeno, per essere ancora più specifico, quando, come e dove usciranno i primi 2 episodi? Intanto, i primi 2 episodi. Dunque, io credo che l'attesa sia ormai finita. Grazie per la pazienza. Al termine dell'intervista con Paras guarderemo il trailer in italiano della 4ª stagione di The Chosen. Quindi questa serata è un andare sempre più in alto, sempre più in alto. Sarà, e adesso notizia bomba con Paras, poi guardiamo il trailer in italiano della 4ª stagione in esclusiva, lo guardiamo insieme io a te adesso. E poi alla fine di questo video ci sarà però il momento, quello più importante, di cui ti parlavo all'inizio di questa live. Sei pronto? Sei pronta? Mettiti comodo, arriva Paras Patel, Matteo in The Chosen. Ciao Paras, how are you? Come stai? Ciao Giovanni, good to see you. Buonasera. Buonasera a te. It's good to see you too. È bello vederti. So Paras, I know you are in Utah right now producing, you know, filming season 5. How is it going? So che sei nello Utah in questo momento nella produzione della 5ª stagione. Come sta andando, Paras? Season 5 is going great. You know, Matthew this season is doing a lot of writing. So I'll leave it at that. So he's pretty busy. My hand hurts, but enjoying the time, you know, like, you know, season 5 is, you know, we're heading towards the end of the series. So we're all trying to make the best of it. So we're all having a lot of fun and we can't wait for you to see that soon.
Sta andando molto bene, dice Paras, la produzione della quinta stagione. Matteo ha davvero un grande affare, stanno lavorando molto, non vedono l'ora che possiamo vedere la quinta stagione e ci avviciniamo alla fine della serie perché in tutto saranno 7 stagioni. Insomma, è davvero un gran bel lavoro, ma si stanno divertendo a realizzarlo. So, Paras, now you are producing season 5, but actually, you have already produced 4 seasons right now, and we are going to talk a little bit about season 4 in a short time. But this is my question. Matthew is such a character that everybody loves. I mean, all over the world, everybody loves Matthew and the way you portrayed Matthew, and not just in the States, but I can see Brazil, Germany, Spain, Italy, of course. So my question is, did you expect all this success? And which is the key from your point of view? Quickly, I translate. Ho chiesto a Paras, appunto, che interpreta Matteo and the Chosen, se si aspettava il grande successo che il suo personaggio ha avuto nelle prime 4 stagioni e qual è la chiave di questo successo. When I think of The Chosen, I follow the notion of expect the unexpected. We started the show as a web series, and to now grow and release the entire season in the US and globally has been a phenomenon. So when I talk about Matthew, I did not expect this. I did not expect the amount of love and support Matthew would get. I think Dallas, our showrunner and creator who brought Matthew to life, this was his vision. Saw it coming because in season 1 he would always tell me, you have a special character. People are going to either hate you or love you. But just to see the love and positivity from everyone has been really humbling for me, and I'm so grateful. And you know why I think a lot of people relate to Matthew is because they can see themselves in him. Whether you're neurodivergent or not, you can relate to having felt like you don't fit in all the time. You're not being seen or you're not being heard, and I think we can all relate to that. So I think we connect more to Matthew when we see him go through those obstacles in the show. Quello che ho imparato, dice Paras, attraverso The Chosen è di aspettarsi l'inaspettato, perché The Chosen è iniziata come una serie, una web serie, che non aveva questa aspettativa di diventare un fenomeno mondiale cinematografico, televisivo e ovviamente anche nel web. E Matteo, Matteo. secondo lui la chiave del successo di Matteo sta proprio nel fatto che molte persone possano in qualche modo identificarsi in lui, nei suoi fallimenti, nelle sue debolezze. E spesso parla con Dallas Jenkins, il creatore della serie, e di Matteo, il quale sin dalla prima stagione gli ha sempre detto: preparati perché il tuo personaggio è un personaggio che potrebbe essere molto odiato, ma molto amato. E Paras crede che è molto amato perché appunto possiamo identificarci con lui. Did I translate well? Ho tradotto bene, Paras? Yes, perfectly. I didn't understand anything, so. Okay, so ha detto che ha capito ogni cosa. Because you are so good in understanding Italian, perché sei così bravo nel comprendere l'italiano, there is a big news that from few weeks we are like announcing. C'è questa grande notizia che da qualche settimana stiamo annunciando. It's coming, it's coming, it's coming, and people is waiting. Abbiamo detto che sta arrivando, e le persone stanno aspettando. So, Paras, please tell us which is this big good news? Are you ready to hear for it? Are you ready to hear it? Because I'm so excited. The Chosen sarà al cinema dal 14 giugno. Yeah, so you say, hai detto che The Chosen sarà al cinema la quarta stagione dal 14 giugno. Did you say that? Hai detto questo? Yes, I did. It's real. It's happening. Finalmente! The Chosen Episodes al 1 and 2 in theaters. cinema! I cannot wait for you to see it. Paras non vede l'ora che ognuno di noi la possa vedere. The Chosen al cinema dal 14 giugno. Ora vi darò dei dettagli molto importanti in quali cinema, come ottenere i biglietti, eccetera, eccetera. Ok, thank you Paras. Grazie Paras. It's always a privilege to spend time together. Sempre un privilegio spendere Yeah. del tempo Thank insieme. you, Giovanni. I think I'll see you next month in International Week. Yeah. Yeah. Ci vedremo in Texas alla fine del prossimo mese, dice Paras. There is something else you want to say to the Italian fan base? C'è qualcos'altro che vuoi dire alla fan base italiana di?
Yes, my fellow Italians, thank you so much for your love and support for our show. We are only here able to film season after season because of your love and support. I never imagined the show would globally be as successful as it is, and it's very moving. And thank you for welcoming Matthew into your hearts. It means the world to me. Thank you so much. All my love to you all, and enjoy episodes 1 and 2 in June in theaters. Paras, ringrazio ognuno di voi per il grande supporto e amore che state donando. Senza il tuo supporto e il tuo amore non avremmo la possibilità di realizzare stagione dopo stagione. Grazie per il modo in cui avete accolto anche Matteo, il suo personaggio nel suo cuore, e non vede l'ora che tu possa andare al cinema a vedere gli episodi 1 e 2 della quarta stagione di The Chosen. Thank you, Paras! Grazie, Thank Paras! you. Hai capito quello che ha detto Paras? Certo, la notizia era nell'aria ormai da qualche settimana, di tanto in tanto lo avevamo spoilerato, alcuni lo avevano forse intuito, ma dopo gli Stati Uniti, la Germania, il Brasile, la Francia, l'Olanda, il Regno Unito, il Sud America, anche in Italia, The Chosen al cinema. I primi due episodi della quarta stagione in esclusiva dal 14 giugno in tutte le sale UCI Cinema in Italia. UCI Cinema è la più grande catena di cinema in Italia, non potevamo fare di meglio. Abbiamo concluso un accordo in esclusiva dal 14 giugno per vedere The Chosen in tutti gli UCI Cinema in Italia. Questa è una notizia che dalla mia prospettiva sa veramente di miracoloso, perché quando abbiamo iniziato con The Chosen in Italia il numero di app scaricate era zero. A gennaio del 2023 la nuova app The Chosen non ce l'aveva nessuno. Perché? Perché ancora non esisteva. Ma ad oggi non solo siamo diventati il paese in Europa con il più alto numero di app scaricate, ma soprattutto abbiamo la possibilità finalmente di andare al cinema dal 14 giugno per vedere i primi due episodi di The Chosen doppiati in italiano. Ora, non è ancora finita questa live perché devo darti delle informazioni molto importanti e probabilmente anche rispondere ad alcune domande che potresti avere. Allora, io intanto devo ringraziare i 1.000 donatori allegri grazie ai quali abbiamo potuto doppiare intanto i primi due episodi. Se ancora non lo sai, The Chosen è totalmente realizzata, prodotta grazie alle libere donazioni delle persone che la amano. E questo è così in tutto il mondo dall'inizio della serie. In Italia in questo momento ci sono stati 1.000 donatori grazie ai quali abbiamo potuto realizzare il doppiaggio dei primi due episodi di questa quarta stagione. Mi viene in mente un po' i 1.000 Garibaldini. A tutti gli effetti, se ci pensate, ci sono questi 1.000 eroi, perché per me se siete degli eroi, grazie ai quali abbiamo raccolto il budget necessario, le risorse necessarie per doppiare intanto i primi due episodi, mentre aspettiamo che venga doppiata tutta la stagione. Perché stai sereno, stai serena, se non puoi o non vuoi anche andare al cinema, comunque a un certo punto The Chosen la potrai guardare gratuitamente sull'app. È stato così per le prime tre stagioni e sarà così per questa quarta stagione, ma fino alla settima, perché in tutto saranno sette stagioni. Lo dice sempre Dallas Jenkins, il creatore di questa serie: The Chosen è e resterà gratuita fin quando ci sarà la possibilità appunto di raccogliere fondi con cui produrla. Ma nel frattempo dobbiamo organizzarci in altri modi. Un modo è il merchandising, e anche qui stiamo lavorando a delle novità, a delle sorprese. Ma uno dei modi è in assoluto l'opportunità appunto di andare al cinema. Allora io ti do un dato, e a te so che posso, anzi devo darlo. Nel momento in cui noi riusciremo a essere almeno dai 12 ai 15.000 spettatori, quindi dal momento in cui almeno 12-15.000 persone andranno al cinema dal 14 giugno a guardare in esclusiva, in anteprima, i primi episodi della quarta stagione di The Chosen, ecco lì avremo recuperato le spese per andare al cinema. Ok? Comunque, quando tu vai al cinema, l'incasso ai botteghini non è che va tutto nelle tasche di The Chosen. Non funziona assolutamente così, perché uno, gli introiti vanno divisi giustamente con i cinema che ti ospitano, è il loro lavoro ed è giusto che sia così, in questo caso UCI Cinema.
Due, la parte che resta va a coprire le spese che abbiamo dovuto affrontare per andare al cinema. I costi di pubblicità, i costi di promozione, i costi di assemblaggio dei materiali, degli episodi. Insomma, c'è tutto un lavorone, il doppiaggio stesso. E con la parte appunto che resta dopo aver dato ai cinema giustamente la loro percentuale, recuperiamo il budget. Dai 15.000, dai 12 o 15.000 biglietti in su, dai 12 o 15.000 biglietti venduti in su, iniziano a esserci dei margini grazie ai quali possiamo poi doppiare il resto delle stagioni, il resto della stagione e perché no anche le successive. Quindi questo è il motivo principale per cui ti chiedo di acquistare i tuoi biglietti, non il tuo, ma i tuoi biglietti per andare al cinema dal 14 giugno a guardare i primi due episodi doppiati in italiano di The Chosen. Sono così orgoglioso di questa notizia che ti ho dato perché è la fine di un lavoro che tutti insieme abbiamo fatto. Sappi che ogni volta in cui parlavi di The Chosen, ogni volta in cui magari hai donato un euro, ecco, questo tuo sforzo oggi ci porta alla possibilità di essere al cinema, in tutti i cinema UCI in Italia. Dobbiamo essere almeno dai 12 ai 15.000, perché sennò potrebbe essere un pochino antipatica la faccenda. Sicuramente non ci andiamo più, ecco, se non siamo, non andremo più al cinema se non saremo almeno dalle 12 alle 15.000 persone ad acquistare il biglietto ad andare. Io credo, confido nel fatto che saremo molti di più e ti dico delle cose molto pratiche, molto tecniche. Per acquistare i tuoi biglietti puoi fare una cosa: o vai sul sito www.thechosen.it e lì, cliccando su un banner, una grafica che trovi appena si apre il sito, vai sul sito UCI Cinema e lì sul sito UCI Cinemas puoi acquistare i biglietti, oppure molto semplicemente vai direttamente sul sito UCI Cinemas. Basta che digiti su Google UCI Cinemas, ti si apre il loro sito ufficiale e lì trovi il modo per acquistare i biglietti e soprattutto tutte le sale dove UCI Cinemas è presente in italiano. Ora te le elenco, però lì le trovi nello specifico. Sai qual è il mio sogno? Il mio sogno è che sicuramente no, si possono acquistare biglietti anche quando vai al botteghino, come spesso magari ti è capitato di fare. Anche io, la maggior parte delle volte nella mia vita, ho acquistato i biglietti per il cinema la sera stessa. Ma la cosa meravigliosa sarebbe arrivare a questo traguardo dei 12-15.000 biglietti venduti in prevendita, ancora prima di andare in presenza al botteghino. Questo perché? Perché avremo da subito le risorse per continuare, andare avanti. Chi lo sa, magari estenderemo la visione nei cinema anche in altre catene, in altri cinema, oppure potremo vedere al cinema altri episodi. Non lo so quello che potrebbe succedere, però io ti chiedo davvero con il cuore se hai la possibilità. E soprattutto se hai piacere, non solo la possibilità, già da stasera vai sul sito UCI Cinemas o arrivaci dal sito thechosen.it e acquista i tuoi biglietti. Ti voglio dare un'informazione. E per farlo voglio un attimo prendere respiro perché mi rendo conto che sto vivendo alcuni momenti di piena passione. Allora, in questo momento in Italia siamo circa 7.000 ambasciatori. Cosa sono gli ambasciatori? Sono quelle persone che mandano un messaggio WhatsApp, che si confrontano, ci contattano via WhatsApp e sempre attraverso WhatsApp noi diamo tutte le informazioni, l'anteprima, le novità. Insomma, se sei un ambasciatore sai a cosa mi riferisco. Ecco, siamo quasi 7.000. Questo significa che se ognuno di noi portasse solo un'altra persona al cinema, ecco lì che avremmo raggiunto il risultato. Quindi non ti chiediamo uno sforzo enorme, ti chiediamo uno che porta uno. Poi, se uno porta 10, meglio ancora. Se hai la possibilità e se hai piacere, io ti chiedo di acquistare i tuoi biglietti per guardare i primi due episodi della quarta straordinaria stagione di The Chosen al cinema. Ora, facciamo così. Ti dico quali sono i cinema, le città in cui siamo e poi guardiamo il trailer della quarta stagione. Allora, saremo dal 14 giugno ad Arezzo, Azzano San Paolo, Bari, Bolzano, Campi Bisenzio, Casalecchio di Reno, Casoria, Napoli, Catania, Chieti, Curno, Ferrara, Firenze, Fiume Veneto, Genova, Gioia del Colle, Lissone, Marcianise, sempre Campania, Marcon, Matera, Milano e Milano Bicocca, Molfetta, Moncalieri, Montano Lucino, Palermo, Perugia, Piacenza, Pioltello, Reggio Emilia, Rimini, Roma Massimo,
Roma Parco Leonardo, Roma Porta di Roma, Roma Est, Sinalunga, Torino, Verona, Vicenza, Villese. Queste sono in ordine alfabetico le città, i cinema UCI in Italia in cui dal 14 giugno potrai vedere The Chosen. Ma tutte queste informazioni le trovi nello specifico ovviamente o andando sul sito www.thechosen.it oppure sul sito UCI Cinemas, basta che digiti su Google e ti uscirà fuori. Una cosa molto importante, poi guardiamo il trailer della quarta stagione in anteprima questa sera in italiano. Che quando andrai sul sito UCI Cinemas dovrai registrarti al MyUCI. MyUCI è il loro sistema per sapere che sei veramente una persona che esiste, quindi non ti preoccupare, i tuoi dati sono assolutamente trattati in maniera rispettando tutte le regole sulla privacy, non c'è alcun tipo di problema, quindi registrati su MyUCI e poi una volta che ti sarai registrato o registrata potrai acquistare il tuo o più biglietti. Non vedo l'ora di vedere queste sale cinematografiche piene, piene di italiani a guardare The Chosen, così come è successo in tutto il mondo. Già la vedo questa scena. Allora, facciamo così, guardiamo una cosa che già abbiamo ed è il trailer della quarta stagione doppiata in italiano. Arriva. L'oscurità non è l'assenza di luce. È qualcosa di più incontrollabile e sinistro. Tu eri là, in attesa. Perché l'oscurità non è buia per te. Almeno non lo è sempre. L'imminente oscurità era troppo profonda per noi da afferrare. E a quanto pare, ora i nostri interessi sono gli stessi di Ponzio Pilato. I capi anziani di ogni distretto dovrebbero mettere in discussione Gesù e smascherarlo. Non posso fare a meno di pensare che lui potrebbe fare le cose con più efficienza. Allora ti meriti uno stipendio per il tuo lavoro specializzato. Puoi almeno assicurarti di avere le risorse per mandare avanti la missione. Tutti i miei conti sono in rosso. Vi avevo comandato di rendere la vita difficile ai seguaci di Gesù. E su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Che caos infernale! Ma com'è possibile che non li tengano a bada? Quello che vi è appena successo, purtroppo, è soltanto l'inizio. Adesso che io sono qui, la morte terrena non interromperà la nostra vita eterna. Lazzaro! Vieni fuori! Ricordo bene che desideravi che ci fosse un altro mondo. E ripensandoci l'avrei desiderato anch'io. Ancora non so perché le cose dovevano andare così. L'amaro che spesso si confonde con il dolce. Ci avevi detto che sarebbe stato così. Con la tua vita stessa. Un uomo pieno di dolori. E che conosce la sofferenza. Boom! È l'unica cosa che mi viene da dire, un po' come fanno gli americani. Boom! Sarà una stagione incredibile. Io non ti nascondo, ho già visto i primi due episodi. Il primo mi ha, dalle mie parti si dice, mi ha dato una pizza, nel senso che ci ho messo un paio d'ore per riprendermi, non solo dalle lacrime, ma proprio da una sensazione profonda che mi ha lasciato dentro. Già il primo episodio basta e avanza e vale il prezzo del biglietto. Quindi io non vedo l'ora che anche tu possa guardare i primi due episodi di The Chosen della quarta stagione al cinema dal 14 giugno. Ma per chi non può andare al cinema, perché magari sono troppo lontani e non può permetterselo,
Non ti preoccupare perché sicuramente, come è sempre stato, poi non appena avremo tutta la stagione doppiata in italiano, non so ancora dirti quando, sinceramente, però quando ce l'avremo poi la metteremo gratuitamente in app, così come hai potuto guardare gratuitamente le prime 3 stagioni, potrai a un certo punto guardare gratuitamente anche la 4ª stagione. Ma adesso, se hai la possibilità e soprattutto se hai piacere, vai al cinema perché questo tuo gesto aiuterà anche chi magari non potrà farlo, ma io confido nel fatto che saremo davvero davvero tanti. Ora, tra un po' ti dirò la cosa secondo me più importante di tutte, ma prima ancora un'altra informazione. Ecco, nelle prossime settimane usciremo sui media più importanti, quindi sarai orgoglioso di rappresentare De Sciose in Italia. Già siamo usciti qualche giorno fa sull'ANSA, che è l'agenzia di notizie più importante in Italia, quindi insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo davvero già a un buon punto. Poi voglio dirti questo, io personalmente, con il benestare di mia moglie, girerò l'Italia e sarò presente in diverse città. Dal 14 giugno per 5 giorni, una volta al giorno, in realtà a Roma in 2 cinema, sarò presente in alcune città in Italia. Perché questo? Perché sarà al cinema dal 14 al 18 giugno. Questi sono gli unici 5 giorni nei quali potrai vedere The Chosen, poi verrà tolto, almeno che non succeda un altro miracolo, ma se vuoi vederlo al cinema puoi farlo dal 14 al 18 giugno. E se hai voglia di incontrarmi, di conoscerci di persona, io sarò venerdì 14 giugno, prima a Porte di Roma, nel pomeriggio, credo lo spettacolo delle 18, e poi la sera a Parco Leonardo a Fiumicino, lo spettacolo delle 20:45. Quindi il 14 giugno sarò prima a Roma, a Porte di Roma, poi a Fiumicino a Parco Leonardo. Se hai voglia di venire, se sei di Roma nel Lazio, ti aspetto, potremo abbracciarci, insomma, salutarci, conoscerci di persona e non solo WhatsApp. Il 15 giugno, invece, che è sabato, sarò a Palermo, a Luci Cinemas di Palermo, che si trova al centro commerciale Forum Palermo in via Pecoraino, appunto a Palermo, per lo spettacolo delle 20:45. Il giorno successivo, domenica 16 giugno, invece, sarò a Catania, al centro commerciale Centro Sicilia, che si trova nella strada provinciale 54 a Mister Bianco, che è proprio insomma vicino Catania. Quindi se domenica 16 giugno allo spettacolo delle 20:45 sarò a Catania. Il 17 giugno, che è lunedì, invece sarò a Napoli, a Luci Cinemas Casoria Napoli, che si trova al centro Multibit in via San Salvatore 1 a Casoria. Quindi lunedì 17 giugno, se hai voglia di conoscerci, di incontrarci di persona, ti aspetto a Napoli. Mentre per concludere questo piccolo tour, martedì 18 giugno sarò a Milano a Luci Cinemas Bicocca, che si trova in via Chiese 60, appunto a Milano, anche lì ben allo spettacolo delle 20:45. Ora, non è che faranno vedere The Chosen solo dove vado io. Ti ho detto le 5 città che sono 14 giugno Roma, 15 Palermo, 16 Catania, 17 Napoli, 18 Milano. Se hai voglia di incontrarci e conoscerci di persona, sarò lì. Probabilmente porterò anche dei premi con me, dei regali, dei gadget da regalare. Quindi se vuoi sarò lì. Altrimenti, insomma, scegli un altro giorno e un altro orario. In alcuni cinema siamo già nello spettacolo delle 16, in alcuni cinema poi anche quello delle 18, e in tutti i cinema quello delle 20:45, il serale. In tutto, se non sbaglio, sono circa 450 spettacoli. 450, no, momenti durante questi 5 giorni dove The Chosen verrà proiettato, i primi episodi della 4ª stagione, appunto. Voglio raccontarti una storia, un'ultima storia, e poi ci salutiamo. Credo che questo sia il momento più importante. Ho iniziato questa live dicendo perché lo facciamo. Lo facciamo per l'impatto che The Chosen ha nella vita delle persone che lo guardano. Ho letto un paio di testimonianze. Se ancora non eri arrivato, arrivata nella live, torna indietro, vai a ascoltartele perché sono davvero commoventi. Ma poi c'è un passo successivo, no? Non è solo perché lo facciamo, ma come lo facciamo.
E nel come lo facciamo mi è venuta alla mente una storia molto famosa, anche questa per chi legge la Bibbia, ed è una storia che si trova addirittura nell'Antico Testamento, nel Libro dei Re, secondo Libro dei Re, capitolo 4, versi 1 e 7, ed è l'olio della vedova. Se non conosci questa storia, ascoltala perché è davvero davvero bella. Dice così: una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo: il tuo servo, mio marito, è morto. E tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. Eliseo le disse: che cosa devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? Disse Eliseo a questa vedova. Ed ella rispose: la tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio. Allora egli disse: va e chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli, poi versa l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni. Ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli. Questi le portavano i vasi ed ella vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio: portami ancora un vaso. Ma egli rispose: non ci sono più vasi. E l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: va a vendere l'uomo e paga il tuo debito, con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli. Cosa c'entrano i vasi? Ogni cinema è un vaso. Noi, credimi, abbiamo lavorato duramente per riuscire ad ottenere questo obiettivo. E in questo momento davanti a noi abbiamo una quarantina di vasi. Ogni cinema simbolicamente per noi, per me, in questo momento rappresenta un vaso. Ora dobbiamo riempirli d'olio questi vasi. Io e te dobbiamo sforzarci di portare più persone possibili. E questo perché c'è un passaggio che dice, quando la donna parlava del figlio: ora il servo, mio marito, è morto e il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. Ora, io credo, e lo abbiamo ascoltato nelle testimonianze dell'inizio di questo video, che la schiavitù spesso è in mille forme, no? La paura, l'ansia, gli attacchi di panico, la solitudine. Queste sono forme di schiavitù e noi non vogliamo che le persone vivano schiave, non vogliamo che io e te viviamo una vita di schiavi. Ecco, metaforicamente, The Chosen può essere quell'olio che riempie la vita delle persone. Quindi noi siamo l'olio che portiamo la vera storia, l'autentico Gesù, vero uomo, vero Dio. Lo facciamo anche grazie a questo strumento, non è l'unico, ma è molto efficace. E quindi riempiamo questi vasi, riempiamo questi cinema, al punto che non ci sarà più spazio. E chi vorrà andare al cinema dovrà acquistare il biglietto con largo anticipo, anche perché sono solo 5 giorni, dal 14 al 18 giugno, è la nostra opportunità, ci sono questi grandi vasi in questi 5 giorni da riempire e non vedo l'ora di farlo insieme a te. Prima di salutarti, un'ultimissima cosa, prendiamo un respiro. Io voglio prendere il mio momento, un paio di minuti insieme a te, dove resterò in silenzio, pensa che miracolo, altro che olio nei vasi, e segnerò su un foglio, mi puoi passare una penna per favore? Segnerò su un foglio i nomi delle persone che inviterò a vedere The Chosen al cinema. Non ti preoccupare, anche se non hanno mai visto The Chosen, prima che inizi il film, che inizi nei primi due episodi, ci sarà un video riassunto di quello che è successo nelle stagioni precedenti, quindi daremo loro la possibilità di capire che cos'è The Chosen, quindi anche se non l'hanno mai visto, portale alle persone al cinema. Io rimango in silenzio, partirà una base musicale e scriverò su questo foglio con una penna. Io scriverò almeno una decina di nomi di persone che mi verranno in mente. Tu scrivi le persone che verranno in mente a te. Se non hai un foglio e una penna, fallo con il telefono. Fatti aiutare da chi è intorno a te in questo momento. Ma proprio prendiamoci questo momento meditativo e le persone che ci verranno alla mente, probabilmente passando per il cuore, sono quelle che assolutamente dobbiamo invitare al cinema, secondo le possibilità di ognuno. Va bene? Vai, iniziamo. Thank you.
Io ho finito, ho scritto i miei nomi. In realtà sono più di 10 persone. Spesso sono delle famiglie, moglie e marito, fidanzato e fidanzata, cugino, cugina. E ti ringrazio per essere stato qui, per aver visto questa live fino alla fine. Non vedo l'ora di vedere quello che succederà con The Chosen al cinema per la prima volta in Italia. Io e te insieme stiamo scrivendo un pezzetto di storia della nostra nazione. Lo facciamo anche grazie a The Chosen. A presto, ci vediamo al cinema!